Lui raccoglie consensi ovunque, le sue canzoni e i suoi monologhi possono essere pugni nello stomaco o arguti solleticamente. Ma come nascono gli spettacoli di Giorgio Gaber? Nascono evidentemente da un desiderio di testimoniare quello che ci accade sia fuori di noi che dentro di noi, e quindi con Sandro Luporini, che è coautore di questi spettacoli, ci ritroviamo a parlare, a discutere, per vedere a che punto della storia siamo, per vedere cosa ci sembra più rilevante in un certo periodo, e quindi a poco affrontiamo i temi più salienti. Ecco, ci sono spettacoli diversi, perché ci sono spettacoli magari tutti di prosa, in cui allora si parte da un tema centrale, lo si allarga, lo si dipana nelle sue varie possibilità di allargamento. Invece questi spettacoli fatti di monologhi e di canzoni naturalmente hanno bisogno di molti spunti, e quindi anche se poi questi spunti verranno collegati l'un l'altro attraverso un fatto di associazione emotiva, ecco, comunque si prende in esame l'aspetto di un periodo e ci cerca di raccontarlo. Fra poco presenterà qui su questo palco una sintesi aggiornata del suo teatro canzone, un genere di cui certo lei ha la paternità. Qual è stata la molla di questo salto qualitativo? Questo genere, questa formula di spettacolo nasce negli anni 70. A un certo punto io decisi di fare a meno della televisione, dei dischi, mi dedicai esclusivamente al teatro e affrontai teatro naturalmente sempre con le canzoni, ma collegando le canzoni con dei raccordi recitati. Questi raccordi recitati poi sono diventati sempre più recitati, più scritti, e quindi in effetti a poco lo spettacolo è diventato un'alternanza di monologhi e di canzoni, per cui in effetti c'è possibilità di andare in diverse direzioni, di toccare diverse tematiche. È uno spettacolo che mi dà quindi più possibilità di arrivare immediatamente a una serie di problemi che mi sembrano più urgenti, e in tal senso naturalmente la scrittura si è un po' modificata, forse siamo anche cresciuti, siamo diventati un po' più bravi, e quindi ci sembra in qualche modo ora di avere in questa formula una possibilità in più rispetto a una commedia, rispetto anche a un grande monologo, ecco. Quindi ci siamo riapplicati in questo genere di spettacolo. Ma mi sembra che due corpi nel buio di una stanza. Lei è sempre stato un attento e critico osservatore. Cosa ha da dire su questa nuova realtà politica italiana? Ritengo che, non so qui da voi in Svizzera, ma in Italia siano i cittadini al servizio dei partiti e non i partiti al servizio dei cittadini, e quindi questo strapotere dei partiti mi vede assolutamente contrario, e considero che in linea di massima la politica sia quasi esclusivamente un gioco di potere e i cittadini massa di manovra. Ecco perché non voto. D'altronde ho le mie opinioni, non è che questo impedisca evidentemente di sentirsi in qualche modo testimone anche con le cose che si dicono in teatro, delle proprie e forse anche di altre posizioni politiche e sociali di quello che accade. Mi sembra che in questo momento è successo in Italia un bel cataclisma, ben venga. Credo che in questo momento il discorso politico voli molto basso. Sento che i dibattiti televisivi, che forse vedete anche qui in Svizzera, non ci vergogniamo un po' che li vediate in Svizzera, perché sono un po' un pollaio in effetti, quindi che ci vedano anche all'estero non ci fa piacere. Però credo che in qualche modo si stia arrivando a una maggior chiarezza, e che quindi un discorso che vada nella direzione di una reale presa di posizione da parte della gente, visto che sono successe cose che non hanno lasciato indifferente i cittadini italiani, e quindi una maggior partecipazione, non per citare una mia canzone per carità, ma una maggior attenzione ai problemi sociali, ai problemi politici, mi pare che sia avvenuta. E credo che tutto sommato, per carità, le cose vanno nella direzione poi che gli elettori evidentemente indicano, ma forse ora
il gioco è più scoperto e se qualcuno non farà quello che ha promesso o se qualcuno non si opporrà in maniera corretta, visto che questa opposizione è mancata in questi anni, credo che la gente sia più attenta e probabilmente li mandi a casa. Quindi credo che corriamo meno il rischio di avere dei politici che sono al governo e in Parlamento per 50 anni. Per cui credo che questa mobilità del politico sia in questo momento più vera.